Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi faremo una riparazione a questo amplificatore. È un Pioneer SA6502 e mi è stato portato praticamente già aperto e con un tentativo di riparazione, però non era andata a buon fine. Sicché me l'ha portato un ragazzo, mi ha detto se io glielo sistemavo senza solo a farlo riaccendere, farlo funzionare, senza farci altro, cioè il resto avrebbe pensato lui. E perciò vedremo come, avendo a disposizione lo schema elettrico dell'amplificatore che io l'avevo, è possibile, seguendo e facendo alcuni ragionamenti, arrivare praticamente a colpo sicuro al guasto che ha al guasto dell'amplificatore, praticamente come risolvere il guasto. Ovviamente ci vuole anche un capellino di fortuna, però quella è sempre bene che ci sia, perché la sfortuna, voglio dire, ci pensa già da sé a cascarci addosso. Seguite il video e vedrete come procede la cosa. Eccoci qua, come vi dicevo prima, questo è l'amplificatore che mi hanno portato. E non è messo molto bene, già aperto era, sì, per quello che lo vedete aperto, come vi ho spiegato prima. E il mio compito sarà solo di cercare di rimetterlo in moto e farlo funzionare, perché l'amplificatore non si accende e non solo non si accende, ovviamente non riproduce nemmeno, non funziona, non amplifica, non si sente nessun suono, perché il fatto che non si accenda potrebbe essere anche la spia bruciata e basta. C'è già stato fatto un lavoro, ora vi faccio vedere che non è messo molto bene, avvicino un attimino, si muoverà un pochino qui l'immagine, come vedete qui è una specie di grasso, però è ossidato. È praticamente messo male anche dalle altre parti. Comunque, come ripeto, il compito mio sarà solo di ripararlo, perché il ragazzo che me l'ha portato ha detto: guarda, poi tutto il resto ci penso io, se riesci a mettermelo in moto. E io, dice, ci ho già cambiato questa resistenza qui perché l'ho trovata scoppiata. Praticamente la resistenza che ha cambiato era, ora ve la faccio vedere, ha trovato una resistenza vediamo se, ecco qua, in queste condizioni, praticamente scoppiata completamente. È una resistenza sul circuito dell'alimentazione che passa dalla protezione e è completamente disintegrata. Ora, quello che mi meraviglia è che lui è andato da un negozio che fanno riparazioni anche, anzi sembrerebbe che fosse un centro di riparazioni, e gli hanno dato questa resistenza qui. Ora si vede al contrario, perché l'amplificatore è al contrario, poi la resistenza è montata così. Allora, questa resistenza, ripeto, è sul circuito di alimentazione, fa parte del circuito di protezione. Quello che mi domando, questa è una resistenza da 560 ohm. Come hanno fatto a capire, non voglio essere polemico, però come hanno fatto a capire da una resistenza praticamente disintegrata come quella che vi ho fatto vedere, che non si legge assolutamente niente, che era una resistenza da 560 ohm, senza andare a vedere lo schema. Un'altra cosa che mi viene pensato è che difficilmente, secondo la poca esperienza che ho, perché ripeto, sono l'ultimo arrivato, nel senso ce n'è tanti bravi più che di me, anche se io, diciamo, l'ho fatto come lavoro, l'elettronico, per tanti anni, per 35 anni o giù di lì, ora sono in pensione. Però quello che mi chiedo è come fa una resistenza che deve far passare corrente dell'alimentazione a essere da 560 ohm, sicché la vedo dura. Allora, la prima cosa da fare prima di andare a prendere altre misure e altre cose, e compagnia cantante, come dico sempre, prima di prendere misure e compagnia cantante, secondo me è da andare a vedere un attimino sullo schema questa resistenza qui, che ora giro l'amplificatore e vi faccio vedere in che punto è. Allora, questa resistenza qui, che
vediamo un attimino, oddio, ho perso il filo, ah, eccola qua, è la vecchiaia, non ci fate caso, cercate di invecchiare meglio che di me, perché insomma, allora, la resistenza che è stata sostituita è in questo punto qui. Ora l'amplificatore è al contrario, lo schema lo vedremo dalla parte giusta, comunque è questa, in questo punto qui. Ora passo un attimino allo schema e si vede in che punto è la resistenza. Ecco, questo qui è lo schema, la resistenza che è stata sostituita è questa praticamente, questa qua, che sarebbe R100. R100, ora si vede male, provo a ingrandire un attimino l'immagine, anche se purtroppo non ho trovato scaricato via internet, insomma, è grassa. Se uno ha trovato uno schema abbastanza, diciamo, leggibile. Allora, questa resistenza qui è R100, a vedere da qui è una resistenza da 2 watt e lì non ci piove, però R101, sicché R100 è un ohm, no? 470. 470 è quest'altra, questa è un K, però R100 che è stata sostituita è da un ohm. Guardiamo un attimino di avere la prova, scendiamo, andiamo a vedere lo schema vero e proprio, che è qua. Spostiamo un attimino. Spostiamo un attimino e la resistenza che è stata sostituita è R100, vediamo se la vediamo, eccola qua. R100 da 2 watt è 1 ohm perché c'è scritto 1. Allarghiamo un attimino lo schema e questa resistenza qui fa capo poi a questo triac. Fa parte della protezione. Se non ricordo male, in questi amplificatori questa protezione qui serviva per salvaguardare poi le casse. Praticamente se sentiva la tensione continua ai capi dell'altoparlante, insomma all'uscita dell'amplificatore, che poi ovviamente va all'altoparlante, interveniva questo triac qui e faceva saltare il fusibile di alimentazione, un attimino, faceva saltare, se non mi sbaglio, questo fusibile qui e toglieva praticamente l'alimentazione all'amplificatore in maniera da salvaguardare le casse. Allora, la prima cosa che faccio, ora ritorno sul, eccoci qua, di nuovo sull'amplificatore, vado a dissaldare quella resistenza lì e la sostituiamo con la resistenza giusta da un ohm. Resistenza è caduta. Qui, se non sbaglio, abbiamo anche questi. Vediamo se riusciamo a avvicinare. Abbiamo queste piste che sono un po' sollevate. Allora facciamo una cosa, le grattiamo un pochino prima di metterci la resistenza e saldiamo anche sul buono in maniera che poi non si rompe. Stessa cosa qua. Anche se da queste parti, da questa parte qui mi sembra migliore, comunque. Allora, ora andiamo a mettere la resistenza, non vedrete niente in questo momento qui. Eccola qua. Allora, mettiamo la resistenza. Questa è la resistenza. La saldiamo e poi proviamo a riaccendere l'amplificatore che non dava segni di vita. Non credo che sia sovrascaldato.
solamente questo, ovviamente perché solo la resistenza è scoppiata e sicché qualche cos'altro c'è dietro, insomma. Cerchiamo un paio di tronchesine e tagliamo i fili. Ecco fatto che non trovo le tronchesine. Provate. Ecco qua. Proviamo a accendere l'amplificatore. C'è già collegato un segnale di bassa frequenza. Accendiamo l'amplificatore, alziamo il volume e non si sente niente, sicché c'è qualche cos'altro. Allora, vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Torniamo un attimino allo schema. Torniamo un attimino allo schema e andiamo a controllare un pochino di cose. Allora, questa resistenza qui va qua, ovviamente, sul triac, sicché è praticamente quando questo è andato in conduzione, la resistenza non doveva saltare, ma chissà, magari avevano messo un fusibile più grosso, non si sa. E una parte di questo circuito qui che comanda il triac è questa, praticamente questa parte qui, insieme con questo transistor qui. Che io la prima cosa che andiamo a vedere ora è il fusibile, se è buono, mi ha detto l'aveva cambiati tutti, sicché presumo sia buono, e poi proseguiamo a vedere se ci sono queste tensioni qui. Allora, ritorniamo qua, io vi metto il voltmetro, il multimetro nell'angolino, allargo un attimino l'immagine, mi sposto, c'è la luce un pochino che dà noia. Allora, vediamo un attimino. Eccola qua. Questi qui sono i condensatori elettrolitici, sicché ai capi dei condensatori, tanto per incominciare, ci deve essere qualcosa. Ho inserito la lampada, ho inserito in maniera che, come si dice, in maniera che una certa protezione c'è. Ora prendiamo il multimetro, lo dovreste vedere nell'angolino. Vediamo un po' se è acceso o spento, ora dovrebbe essere acceso. Qua ci abbiamo 36 volt, 35,6, che diciamo circa 36 volt. Da quest'altra parte ce ne abbiamo 35, un pochino meno, ma insomma è. Mettiamo un puntale al negativo. Qui abbiamo meno 34 volt, che è meno 35 volt, e qua più 35 volt, che vuol dire che la tensione sui condensatori, praticamente all'inizio, la tensione in questo punto qui, fra qui e qua, praticamente ai capi dei due condensatori c'è. Ovviamente l'amplificatore ha bisogno di una tensione duale e fino a qua ce l'abbiamo. Ora andiamo a controllare se il fusibile è buono e poi andremo a vedere in questa zona qui se qui abbiamo il 42 volts, se qui arriva e se qui c'è un'uscita che è 34 volt. Allora, intanto stacchiamo l'amplificatore. Carichiamo un attimino i condensatori.
scaricati tutti e due. Allora, il fusibile che si vedeva è in un'altra zona. Spostiamo. Allora, il fusibile che si vedeva è questo. Comunque, sì, ecco, ora fa contatto. Il fusibile, diciamo, è buono. Ora andiamo a misurare. Lo riaccendo. Andiamo a misurare la tensione che abbiamo ai capi. Ho collegato il tester alla massa, mi sono legato con puntali, che fra telecamera e tutto il resto mi ci lego. Vediamo un attimo, eccoci qua. Allora, si è detto sul collettore del transistor ci dovrebbe essere circa in questo punto qui, perché questo è il un attimino, Allora, questo ora è il transistor che andiamo a misurare. All'uscita di questo diodo e sul collettore del transistor ci dobbiamo trovare 42 volt. Qui abbiamo 42-43 volt, che sarebbe qui sul collettore. All'uscita del sull'emettitore del transistor, se non mi sbaglio, diceva dovremmo avere 34 volt. Sicché qui dovremmo avere 34 volt, ma mi sembra che non ci sia praticamente niente. No, 85 millivolt. Allora, la prima cosa che facciamo, allora, a questo punto, è stacchiamo l'amplificatore dalla presa e andiamo a dissaldare quel transistor lì in maniera che lo misuriamo. E quel transistor lì è quello che fa capo alla protezione e ovviamente, se non funziona, non funziona nemmeno l'amplificatore. Allora, dovrebbe essere un 2SC1318. Vediamo se eccolo qua. Allora, il transistor era in questo punto qua. Ora avvicino. Era esattamente qui, in questo punto qui. Allora misuriamolo. Vediamo se riesco a farlo vedere e a fare anche la misura. Non è che sono troppo. Qua va, ora quest'altra parte è aperto come mi immaginavo. Allora, vediamo se questo transistor qua, eccolo qua, ora si vede, se c'ho qualcosa magari anche di recupero. Fermo un attimino il video, vado a cercare e torno. Eccomi qua, sono tornato. Ce n'avevo uno smontato da un altro Pioneer. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Non si legge molto bene la sigla. Ecco, ora forse si legge. È lui. Sicché ora possiamo praticamente metterlo a posto e vedere se qualcosa è cambiato. Gli addrizziamo, gli mettiamo i piedini come devono essere e lo rimettiamo al posto
che è questo il suo posto. Scusate se si muove la telecamera, ma non trovo mai troppo. Non trovo mai il bottoncino dello zoom. Messo così. Fatto, rimesso al posto, ora lo saldiamo, puliamo il saldatore, lo saldiamo. Tagliamo i terminali e facciamo, lo riaccendiamo e vediamo se qualcosa è cambiato. Accendiamo, la spia non si accende, ma potrebbe essere bruciata perché c'è una lampada e di solito queste lampade durano poco. Vediamo se l'alimentazione stavolta ce la troviamo. Allora, qua si era detto 41 volte e qui in questa zona dovrebbero essere, allora, circa 33, qui diceva 34, ma insomma 33 è qualcosa. Va bene, sicché a questo punto sembrerebbe che qualcosa abbiamo fatto. Si è sbloccata la protezione. Proviamo a alzare un attimino il volume. Allora. E dopo magari si fa un paio di prove per vedere se, ammesso che funzionasse. Allora, riattacchiamo sull'ingresso tunnel. Potenziometro che gracchia, però grattano bene i potenziometri. Potenziometri gracchiano, però ha detto che il ragazzo ci pensa da sé, a lui bastava che lo rimettesse in moto. Allora, ora lo spengo un attimino. Lo spengo perché teoricamente è risolto. Ma magari non è detto che se lo andiamo a provare sotto carico risalta, perché è difficile che si sia guastato così, scoppiata la resistenza per conto proprio, però alle volte può succedere. Allora, ora quello che voglio vedere è questa lampada qua, perché non si accendeva. State lì. Lo ricollego, lo accendo e la lampada non si accende. Allora, dicevo, la lampadina probabilmente non si trova nemmeno a morire, sicuramente non si trova. Guardiamo che caratteristiche ha. Prima mi si era spento il monitor delle telecamere, non vedevo più niente. Allora, la lampadina, vediamo se la vediamo. La lampadina è questa, esattamente questa qui. Ingrandiamo un attimino. È una lampadina da 8 volt 50 mA che non si trova nemmeno a morire. Allora, sostituiamo il tutto. Qui è spento, sì, ci mettiamo un LED con una resistenza. Un attimino. Lo preparo e torno. Allora, sono tornato qua. Questa è un LED con una resistenza. La mettiamo qui al posto della lampadina. Staccato, sì, tutto staccato. E vediamo un attimino
se con un LED si risolve anche il problema della spia. Ora devo saldare i fili e mi metto gli occhiali, se no non ci vedo niente da lontano. E vediamo un po' se riesco a saldare un pochino più lontano. Allora, ora mi ovviamente un po' vi tappo quello che sto facendo, però è abbastanza difficoltoso per me farlo così lontano. Allora, posiamo il saldatore, infiliamo la guaina termorestringente. Ecco, ora prendo qualcosa per scaldarlo e poi vediamo se funziona. Eccoci qua. Allora, proviamo a riaccendere l'amplificatore. Inseriamo la spina, proviamo a accenderlo. Si accende e non resta che metterla a posto e vedere quello che succede. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere la spia, perché purtroppo eccola qua la spia. Vediamo un pochino se si accende. Eh sì, la spia si accende, perfetto. Allora, a questo punto io preparerei uno oscilloscopio e un carico e proviamo un attimino l'amplificatore. Non ve lo posso far provare con la musica, far sentire con la musica, se no YouTube taglia il video. Però dobbiamo vedere se l'amplificatore comunque lavora e se lavora abbastanza bene o se salta tutto. Aspettate un attimo, preparo e ci vediamo. Allora, eccoci qua, facciamo questa prova, spero che si veda tutto abbastanza bene. Accendiamo l'amplificatore. Non andremo a misurare la distorsione, misuriamo solamente la potenza, vediamo se dovrebbe essere 30 watt per canale. Dovrebbe essere, misuriamo solo la potenza e niente. Poi, fra parentesi, mi è venuto in mente che potrei farvi un video su come misurare la distorsione degli amplificatori, ovviamente avendo un distorsiometro o distorsimetro, per come lo vogliamo chiamare. E sicché io ho l'analizzatore audio, l'8903B dell'HP, che è un ottimo analizzatore, forse è ritenuto il migliore da qualcuno, comunque va bene. E in un prossimo video, perché no? Perché non misurare insieme la distorsione di un amplificatore e vedere come funziona un distorsiometro? Allora, l'amplificatore è acceso. E le sonde sono collegate, qui c'è l'amplificatore, l'ho acceso, le sonde sono collegate dietro, l'amplificatore è collegato a questo carico fittizio che fa anche da wattmetro e qui c'è l'oscilloscopio per vedere la forma d'onda. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, mettiamo tutti i controlli a zero e poi alziamo piano piano il volume. Praticamente ora siamo sulla scala 5 watt. Noi andiamo tipo a 0,5 watt in questa maniera qui e alziamo un attimino la sensibilità dell'oscilloscopio. Ho usato un oscilloscopio analogico invece che un digitale perché
mi garbava di più. Perché si parte con una, ecco la penna. Perché si parte con una potenza veramente bassa, tipo 0,5 ampere? Buonanotte. Perché si parte con una potenza bassa, tipo in questo caso, 0,5 watt? Perché, sì, è a zero, non lo vedo siccome. Perché, se ci fosse una distorsione di crossover, vedremo la forma d'onda spezzata qui nel mezzo e quello si nota molto di più alle potenze veramente basse, perché alle potenze più alte ovviamente i transistor entrano comunque in conduzione tutte e due e non vedremo la distorsione di crossover. Sicché con una potenza così bassa e la forma d'onda che diciamo rimane perfetta, possiamo affermare che distorsione di crossover non ce n'è, perlomeno non ce n'è tanta da vedersi. Ecco. Allora, alziamo un attimino l'amplificatore e abbassiamo la sensibilità dell'oscilloscopio. Vediamo, l'ho messa, ora guardiamo, e alzandolo si vede se l'ho messa uguale. Sì, sembra di sì. Allora, in questa maniera qui siamo a 5, ecco, vedete già c'è un leggero problema di bilanciamento fra un canale e l'altro, sicché bilanciamo perché tutti e due i canali eroghino la stessa potenza. Questo potenziometro è sporco, ma ha detto il ragazzo ci pensa da sé e va bene. Allora, alziamo comunque, qui siamo a circa 5 watt. Cambiamo scala e scendiamo ancora con la sensibilità dell'oscilloscopio. Allora, qua siamo come portata a 10 watt, se non sbaglio, perché ripeto, non lo vedo. Sì, eccolo qua. 10 watt, l'ho visto dal monitor. 10 watt, ovviamente non c'è nessun tipo di distorsione apprezzabile, perché ovviamente con l'oscilloscopio una distorsione inferiore all'1% si vede male, ma insomma, comunque se distorgesse di brutto si vedrebbe. Scaliamo, portiamolo su 50 watt. Allora, a questo punto qui, 50 watt è la scala rossa sotto. Lui dice che dovrebbe erogare circa 30 watt per canale. Ci siamo quasi. Ora siamo a 30 watt per canale e la forma d'onda rimane sempre bellina. Se superiamo, vedremo che a un certo punto, ecco, si vede in questo punto qui e qui in alto, praticamente la forma d'onda, la sinusoide, comincia a diventare un pochino piatta. Però siamo a oltre 40 watt, siamo a 45 watt. Proviamo a portarlo. Cerchiamo di bilanciarlo a modino, cerchiamo di portarlo a 40 watt. 40 watt, diciamo, è in distorta. Sicché la potenza minima dichiarata dell'amplificatore di 30 watt, se non mi sbaglio, per canale è stata superata. Ora c'è da fare un appunto. Questi amplificatori non hanno un. Ora abbassiamolo un attimino per non farlo scaldare troppo. Questi amplificatori non hanno un'alimentazione stabilizzata, sì, è già caldo praticamente, la vasetta è calda, il dissipatore è caldo perché il dissipatore di questo amplificatore sono due pezzi di alluminio, non è che sia nulla di più. Comunque dicevo, perché alle volte un amplificatore eroga più potenza di quella dichiarata? Perché ovviamente i costruttori si tenevano parchi, non come ora, che vendono delle cassettine da computer e ci scrivono 1000 watt, 10.000 watt. Una volta c'avevano anche un'immagine da mantenere, sicché se l'amplificatore scrivevano 30 watt per canale, e ripeto, ora io non ho le caratteristiche di questo qui sotto mano, ma vado a senso, mi sembra che fosse 30 watt per canale, però
Però se in un amplificatore qualsiasi scrivevano 30 watt, ovviamente avevano fatto delle prove a campione su diversi amplificatori e vedevano che magari uno su tanti la potenza minima che riusciva a tirar fuori era 30 watt, 32 watt, e loro per stare tranquilli, per non fare delle figuracce, diciamo, scrivevano 30 watt e poi ne erogava magari qualcuno di più, sicché si è detto che si arriva, diciamo, in distorti a 40 watt. E diciamo che l'amplificatore, nonostante che sia messo non benissimo esteticamente, è da ripulire e tutte queste belle cose qui, il guasto l'abbiamo riparato e l'amplificatore è funzionante. E pertanto, come al solito, io vi saluto, mettete il mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!